Salve a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video e oggi per la gioia di, non lo so chi, per la gioia di chiunque abbia cliccato su questo video, oggi parlerò di nuovo di stregoneria e per collegarmi all'argomento dell'altra volta che era la salvia, oggi parlerò di una delle cose che secondo me è bene iniziare o imparare per prima, cioè la purificazione degli ambienti o comunque la purificazione in generale. Spesso mi arrivano messaggi dove mi viene chiesto praticamente se è meglio iniziare a studiare prima la teoria, la pratica o fare le cose insieme e secondo me la cosa migliore è una volta imparata la teoria è quella di cercare di applicarla subito nel momento in cui ovviamente sia possibile. In questo caso parlando di purificazione è una cosa che si può provare effettivamente subito a fare, no? Per quanto riguarda la stregoneria, così magari come per esempio un rito di protezione, cioè sono cose che alla fine possono sempre servire anche più di una volta, non sono quei riti che magari si fanno una volta e basta nella vita, che può capitare, insomma. Io consiglio sempre di affiancare alla teoria la pratica nel momento in cui ovviamente di quella cosa si necessita, perché se di una cosa non abbiamo bisogno, quel rito secondo me è inutile farlo, cioè praticamente non è che ho letto un rito random, ho fatto un rito random, ho studiato una cosa, ho studiato una pietra, ho studiato quello, ho studiato quell'altro, l'erba, bla bla bla, no, allora la devo avere, la devo fare, no, cioè sempre ritornando al discorso che ho fatto nell'antico, se una cosa non è necessaria, non facciamola, insomma. Perché parlo di purificazione? Parlo di purificazione in primis perché è importante avere un ambiente non solo per fare dei riti, ma anche per vivere bene, secondo me, che sia pulito energeticamente. Quindi se ci sono energie negative in una casa, in una stanza o comunque nell'ambiente in cui noi ci troviamo, non è tanto bello nemmeno a livello, diciamo, personale, anche viverci, insomma, no? Conviverci con energie negative perché queste mano a mano ne portano altre, si accumulano finché comunque è quasi impossibile starci in un determinato luogo. Quindi questo ci porta alla domanda, ma quindi quando è che bisogna purificare? Beh, bisogna purificare sempre, secondo me. Allora, anche per le cose più che possono sembrarci più banali, per esempio, non lo so, c'è stato un litigio, una cattiva notizia, non lo so, qualcuno che è venuto a trovarvi a casa che non era proprio, secondo voi, a pelle una persona con energie positive, insomma, si può purificare sempre, principalmente, non c'è, almeno io non seguo alcun ritmo, non seguo alcun calendario, queste cose qua, ore planetarie, non so se esistono queste cose per quanto riguarda la purificazione. Io sono molto più a sentimento, insomma, in queste cose, perché se sento che c'è la necessità di purificare, purifico. Quindi, di base, quando succede qualcosa che secondo voi ha portato energie negative, è sempre meglio purificarle, no? Queste energie e buttarle via dal nostro ambiente, anche perché queste poi alla fine va a finire che si accumulano, si accumulano, si accumulano. Come ho detto prima, non è bello avere una casa, una stanza o un ambiente in cui stiamo sempre e ci sentiamo oppressi poi da queste energie negative, che poi energie negative chiamano altre energie negative, quindi possono esserci anche delle conseguenze proprio a livello di benessere di noi stessi, insomma, quindi sempre meglio purificare. Raga, purificate sempre. È tipo come quando quelli che parlano di skincare dicono che bisogna idratare. Raga, idratare è lo stesso che purificare. Idratate la faccia e purificate l'ambiente, insomma. Ma quindi dite, vabbè, parli, 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 però non ci dici come purificare. Allora, io negli anni ho cambiato e ho avuto vari metodi di purificazione. Semplicemente dopo tanti anni mi sono stabilizzata su tre principali metodi, mettiamola così, perché sono quelli più adatti a me, almeno in questo momento, magari non lo so, tra 3-4 anni avrò un altro metodo, questo non lo so. Però per adesso da un bel po' di anni sto utilizzando questi metodi che sono i migliori per me. Allora, di base io ho due tipi di purificazione, una un pochino più scialla, nel senso che magari non proprio così tanto approfondita su tutta la casa, ma magari che faccio soltanto in camera mia quando, non lo so, devo fare un rito, devo fare qualcosa. Oppure ci sta quella un pochino più
Mamma mia, c'ho l'aspirapolvere lì che sta in piedi, mi sembra sempre un'ombra, che ansia. E poi oltre questa qua, che è un pochino più scialla, tra virgolette, nel senso un po' più veloce soltanto della mia stanza, ne faccio una un pochino più approfondita. Quindi voi vi chiederete, e qual è questi metodi, anzi? Allora, il primo metodo, quello un pochino più approfondito, quindi quello che non faccio praticamente una volta a settimana, è quello di creare, perché di solito lo creo un momento, non lo faccio tipo di scorta, sì, lo so, sono pazza, mi piace fare le cose, diciamo, fresche, è quello di creare questo liquido col quale poi vado a pulire letteralmente gli ambienti, per esempio, lo so, il tavolo, le sedie, la scrivania, i vari mobili, l'armadio, tutte queste cose qua, tipo le cornici, degli specchi, le foto, bla bla bla, cioè pulisco tutto con questo. E praticamente in una boccettina di solito potete prendere anche quelle spray magari se volete, però alla fine io verso questo liquido su un panno. E praticamente di cosa è formato questo liquido? Di solito io lo faccio con acqua, un olio essenziale per un odore e delle erbe di purificazione. Allora, per quanto riguarda l'olio essenziale, uso o quello magari di arancia o bergamasco. Per quanto riguarda le erbe, di solito uso iperico, rosmarino e menta. Allora, è facilissimo da creare. Prendete un bicchiere, cioè proprio mezzo bicchiere d'acqua, lo fate bollire. All'interno mettete in infusione poi queste erbe, tipo per 15-20 minuti, non lo so, 10 minuti vedete voi, quindi fate questo praticamente infuso e poi lo aggiungete nella boccetta e ci aggiungete un po' di olio essenziale, shakerate e vai, purificate così proprio gli ambienti. E questo, diciamo, non lo faccio così spesso, magari lo faccio ogni 2-3 mesi, dipende. Poi molto spesso lo faccio quando mi ricordo, anche perché io purifico molto spesso invece con quest'altro metodo, che è il mio metodo preferito, che in sera chiude due metodi. Allora, quindi questo secondo e terzo metodo comprende smudge e quindi la fumigazione, diciamo, di erbe e la visualizzazione. Io nella mia pratica uso veramente pochissimi oggetti, tramiti o come cavolo li volete chiamare, perché li ho abbandonati completamente nel momento in cui ho cominciato ad usare molto la visualizzazione. Perché alla fine questi oggetti sono soltanto tramiti per far succedere qualunque cosa, l'energia proviene da noi. Quindi io con la visualizzazione mi trovo molto bene. E ve lo fa ah, a proposito, vi faccio vedere anche magari un po' di iperico che io ho, che prima non vi ho fatto vedere, però tipo io l'iperico sarebbe l'erba di San Giovanni, ragazzi, detto proprio papale papale. Si raccoglie più o meno alla fine di giugno, quindi intorno al 24 di giugno, che è la notte di San Giovanni, la notte delle streghe. E tipo, se lo raccogliete e lo fate seccare in casa, io sopra ho la bustona proprio di iperico secco e ho anche l'oliolito, che vi lascio il link su come farlo. E allora, l'erba, se la fate seccare in casa, diventa, cioè rimane, diciamo, gialla. Io ho un filtro col quale riprendo, quindi magari per voi il colore sarà tipo osceno, però comunque rimane gialla e verde, in poche parole. Mentre se fate seccare l'iperico all'aperto, al sole, quindi prenderà questo colore fantastico, rosso scuro, bellissimo, proprio fantastico. E vabbè, questo non c'entra niente. Comunque, quindi il metodo quello là delle erbe è quello di fare gli smudge. Io di solito o uso uno smudge, portati qua, aiuto. Si sono intrecciati tra di loro. Allora, questo smudge che vi ho fatto vedere anche l'altra volta, che per di più ho usato anche di salvia, e non metterà mai a fuoco. Ho messo a fuoco, strano. Beh, questo smudge di salvia, oppure. Sì, questo è uno smudge praticamente finito di salvia. Questo è uno smudge che ho fatto vedere anche l'altra volta, sempre usato di oh mio Dio, non lo prendo a fuoco, di iperico e mi sento una di quelle di iperico e salvia o rosmarino. Quindi questi qua, come potete vedere dall'altro video, è passata una settimana e io già li ho usati questi qua, perché sì, perché io li uso sempre. E potete tranquillamente quindi fare uno smudge di rosmarino e salvia, uno smudge solo di salvia, uno smudge di salvia e iperico,
Allora, io vi consiglio, però, se non avete mai usato uno smudge di salvia o comunque uno smudge di erbe, di provarlo prima magari in camera vostra o sul balcone, perché, per farvi rendere conto dell'odore, perché questa è una cosa che non sento mai dire da nessuno, però ragazzi, l'odore l'odore di salvia sa di... Non so nemmeno se posso dire queste parole su YouTube, però è come se vi stesse facendo praticamente un po' d'erba, perché l'odore è molto simile. Quindi magari se i vostri genitori non sanno l'odore, oppure voi che non sapete l'odore, ve lo dico io, sa di quello, magari avvertite i vostri genitori che non state fumando robe illegali, ma che state semplicemente bruciando della salvia, insomma, giusto per non allarmare la situazione generale in casa. E di solito cosa faccio? Faccio questo smudge, vi lascio il link di come fare uno smudge che è una cosa facilissima. Lo lascio seccare perché bisogna lasciarlo seccare ovviamente perché quando è fresco non è proprio bellissimo bruciare le erbe. E poi di solito passo di stanza in stanza e faccio tipo fumigazione, lo passo soprattutto negli angoli perché negli angoli le energie negative tendono ad accumularsi molto. E faccio anche visualizzazione mentre purifico un ambiente. Questa mia visualizzazione prende me, ve la spiego molto papale papale, magari per qualcuno che non ha mai fatto visualizzazione. Sto io nella stanza, quindi io nella mia visualizzazione visualizzo me nella stanza in cui mi trovo e accumulo, cerco di raccogliere letteralmente nella mia visualizzazione tutte le energie negative e le mando via. È molto facile come metodo in realtà, non faccio niente di che durante queste visualizzazioni. E di solito le mie purificazioni sono seguite da un rito anche di protezione. Il rito di protezione ve lo racconterò nel prossimo video, però alla fine sono dei metodi molto semplici, sia quello là di creare diciamo questo boccettino di purificazione per l'ambiente che quello di fare uno smudge e usarlo per purificare le varie stanze, i vari ambienti della casa. Ovviamente, ragazzi, quando purificate con gli smudge, è una cosa molto veloce da fare, quindi, però non state là tipo, ah, passo lo smudge e ciao, nel senso che non funziona così, cioè, sentite l'energia negativa che esce dalla stanza, non è che state là soltanto a sventolare con lo smudge, cioè così sì, potrebbe anche andar bene così, però nel senso dovete crederci in questa cosa perché se non avete l'intento, molto spesso la cosa non andrà a buon fine. L'intento è molto importante. Quindi non state semplicemente lì a passare lo smudge, ma metteteci effettivamente del vostro, nel senso che mettete la vostra energia, mettete la vostra volontà, mettete il vostro intento di voler purificare quella stanza e di scacciare via, di far uscire fuori tutte queste energie negative che magari si sono accumulate, soprattutto se non l'avete mai fatto. È sempre una cosa buona, purificare, secondo me. Quindi nel prossimo video vi parlerò di protezione. Se avete qualche richiesta per qualche... Io non parlerò, cioè nel senso non farò vedere rituali né niente perché non ho intenzione di riprendere me che faccio un rituale, non mi sembra proprio il caso né altro perché la mia pratica è mia personale. Queste sono cose che, diciamo, io vi dico per suggerirvele magari per chi non sa da dove cominciare, magari chi non sa come approcciarsi ad un determinato rito. Quindi alla fine parlo molto di cose in generale che bene o male facciamo tutti, come per esempio la purificazione o la protezione. Quindi ovviamente non siete obbligati a seguire questo metodo, ci sono tantissimi altri metodi che esistono per la purificazione di un ambiente, di una casa, di una persona e tutto il resto. Questi sono quelli che uso io e che secondo me sono molto facili da fare alla fine, perché non è niente di così complicato. Quindi credo che per una persona che si sta approcciando adesso alla stregoneria, diciamo, non dovrebbe risultare così difficile riuscire ad avere un po' di salvia e creare uno smudge e purificare un ambiente. È veramente una cosa facile. L'importante è che voi ci mettiate l'intento
E l'importante è che voi ci crediate effettivamente in questa cosa, perché se state lì soltanto per farvi fighi, perché ogni tanto ritorna di moda, ogni tanto ritorna questo boom di stregoneria, Wicca, destra, manca, paganesimo, neopaganesimo, ogni anno in un periodo dell'anno c'è questo boom, questo ritorno. Faccio parte di questo mondo da più di un decennio, quindi per me non è una cosa passeggera. E quindi se volete farlo soltanto come una cosa perché siamo in quarantena, va bene, purificate la casa, non è un male, è una cosa che consiglio anche ai miei amici, ho fatto dei smudge anche dei miei amici, ho sacchettini di protezione per dei miei amici che non seguono assolutamente nessun culto pagano, neopagano o altro, diciamo, in questo mondo, diciamo, un pochino così esoterico. Però se lo fate per noia o altro, o volete provare cose che non sono esattamente facili da fare, nemmeno magari per una persona esperta, semplicemente non lo fate perché sono energie che magari voi non sapete come usare, come indirizzare o delle quali potete semplicemente perdere il controllo e finire nei guai, praticamente. Non è bello scatenare cose delle quali uno non si rende conto, non ci si rende conto di che cosa siano queste forze, due, non sono belle poi magari le conseguenze. Quindi la purificazione invece è una cosa che consiglio a tutti effettivamente di fare. Altre cose no. Comunque, vabbè, bando alle ciance, mi sono anche persa nel discorso come sempre perché io parlo, 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 parlo troppo. Nonostante io abbia una scaletta, io parlo troppo. Comunque, spero che questo video vi abbia interessato. La prossima volta parlerò di protezione. E se avete domande, dubbi, perplessità, scrivetemi sotto, tanto sotto ci stanno tutti i miei contatti, come sapete. Se avete storie, che volete raccontarmi di vostre esperienze, fatemi sapere anche quelle perché a me piace leggerle. E niente, se avete richieste, sempre scrivetemi. Spero che questo video vi abbia interessato e alla prossima. Ciao!